Ciao a tutte ragazze. Ciao. Allora, oggi mega svuota spesa alla Coop. Abbiamo preso, anzi ha preso perché ci è andato Andrea. È andata un'altra volta alla Coop perché è il supermercato più vicino a casa. Ha speso la bellezza di 121,60 euro. Ora per 3 settimane minimo non ci si va più a fare spesa. Da poco casco in terra. Sì. Credo 120 euro. 4 bustoni. Poi ha preso 3 passati pomodoro mutti che era in offerta a 75 centesimi. Poi ha preso 2 succhini yoga alla pesca, anche questi in offerta, 89 centesimi. E poi Coca Cola 02 confezioni, anche questa in offerta, te la ricordi? 1,99 euro. Bravo. Poi vabbè, 2 casse d'acqua Sant'Anna, 33 centesimi a bottiglia. Ok. E ora si parte con le buste. Allora, ha preso il gelatino Cardor pistacchio. Buono pistacchio. Strano, anche di solito che... prendi nocciola. Non c'era. Ah, anche questo è un'offerta, giusto? 1,99. Ok. Poi, no. Carne abbiamo preso, anzi, ha preso hamburger 3,46 euro, sono di Chianina. Le spinacine. Presto, te lo ricordi di queste? Le spinacine 2,90. E poi le fettine, questi qua di pollo, quelle sottili, questi qui sono della Coop, 2,93 euro, peso 236 grammi. Poi soliti cubetti di prosciutto cotto Beretta 120 grammi, questi qui di solito ci si fa la pasta con la ricotta. Budi aia al formaggio, ho preso solo un pacchetto. Di cosa? Di questi? No, ho preso anche quelli normali. Ah, ecco, mi pareva strano. Poi, siccome non ho trovato la mozzarella, mega scorta! Non sono 3, sono 4. Ora appena la trovo, mega scorta! Mozzarella per la pizza. Quanta pizza mi fa? Non lo so, però l'ho presa qui. Questa qua, non l'ho mai provata. Questa qua è la fila, una confezione da 400 grammi. Questa qui non so se ce l'ha solo la Coop, comunque è buonissima per la pizza. Sì, non fa acqua. No, è veramente buona. Molto buona. Non c'era neanche l'altra volta la farina? Qui è un chilo, sì. Farina zero, sempre appunto per fare la pizza. Qui ormai è venuta la segatura, ma è uguale. 2 pacchi di wafer con crema alla nocciola della Coop. Questi qui costano poco, 70 centesimi. 70 centesimi. E sono i più buoni secondo me. Poi faccio vedere la carne. Mm-hmm. Ha preso le salsicce 380 grammi, prezzo? Non lo so, vabbè. Poi macinato per fare il sugo ragù di bovino adulto 2,85 euro. E poi la rosticciana 4,77 euro, 620 grammi. Questa qui alla griglia, eh? Non è bellissima, ma era l'unica rimasta. Siccome al bancone non le danno più. Ah, ecco. Poi pan grattato 500 grammi. Questo qui quanto costa? 99 centesimi. I tordellini della rana al prosciutto crudo 1,88 euro. Da fare in brodo. Offerta. Poi yogurt Coop alla nocciola 69 centesimi. Poi la pancetta dolce Berretta a cubetti 1,29 euro, può darsi, non ricordo. Non lo so. Era un'offerta? Era un'offerta, sì. Ma forse me ne veniva un po' ricordo. Poi zucchine pagate 1,03 euro e sono 345 grammi. E poi le carote pagate 48 centesimi. Poi dell'equilibrium c'era l'offerta, giusto? Su tutto, però era finito tutto. Era rimasto questo, il pollo, il petto di pollo e la bresaola, basta. Quindi petto di pollo, equilibrium e liberamente mortadella di pollo e il prosciutto cotto. 1,90 euro. 1,50 euro. 1,50 euro. Gran pavesi, il cracker, sono 18 pacchetti per la merenda. Pane, unico pan bauletto rimasto. C'era solo questo? Solo questo. Porca miseria.
bambolette di grano duro al mulino bianco, quindi serviva almeno 2 o 3. Poi panini per hot dog, ce ne sono 5? 5. 4 più 1, formato convenienza. No, 1 è gratis. Poi il caffè. Che cos'è questo della COP? È caffè. Grande aroma macinato, sì, per morto. Farà schifo, però. 250 grammi. E vabbè, lo provi. 1,49€. Lo provi te, perché tanto io il caffè non lo bevo. 5 fiori di nasello della Findus. Proviamo un po' perché non l'abbiamo mai presi. Semmai si fanno un po' col pomodoro, capperini. 2,99€. Per me mi sono preso anche gli yogurt. Yogurt, io amo questo qua, al pistacchio. Al pistacchio. È offerta? Sì, 69 centesimi. Poi la ricotta COP da 250 grammi. Anche quella era, no, era 89 centesimi. La pellicola, finalmente, che la volta scorsa te l'hai scordata, 50 metri, prezzo? 89 centesimi. Poi... è sfoglia normale, non so. Sì, c'è scritto la sfoglia. La sfoglia rotonda della Buitoni. Ho preso due, che era anche questa in offerta. Giusto? Sì, 80 centesimi, 87, quanto è lì? Non me lo ricordo. Le piadine c'era solo queste. Va bene, casa della piada, la sfogliata, quella classica, giusto? Sì. Tradizionale. Dicono che sia buona questa. Ce ne sono tre? Sì, tre. Poi. Lo stracchino non ho preso uno. Stracchino non vernizzi. Buono questo qui. 1,39€. Il formaggio, questo che cos'è? Pecorino stagionato in grotta. Pagato 3,46€. Eccola. Ecco la quarta confezione di fila fila. Poi yogurt per me della Faye, che era un'offerta, 2 alla stracciatella. E 2 al cocco, te ne ho presi. E 2, bravissimo, al cocco, perché di questa marca non c'era, quindi ha preso quello della COP. 1€ e qualcosa. Questi vengono 1,05€ e questi qui vengono 79 centesimi. Sono, sì, perché sono offerti. Poi gran mix classico, 100 grammi, ecco, uova, abbiamo preso 6 più 4, però mi sa che una è rotta, no? Ok, quindi 10 uova che mi servono per fare una torta. Altro pacco di booster, questi qui sono quelli classici. Che hai preso? La panna? Sì. Panna chef, pagata? 85, era in sconto. Di solito noi la panna non si prende mai. No, infatti, per una volta. Un bel pezzo di parmigiano? Sì. Grana padano DOP. Peso? 447 grammi, pagato 6,26€. Sì. Buono. Insalata mi sa che sia un po' sciupata. Insalatina un po' bruttina, Non c'era tanto bella. Che cos'è? La lattuga, 52 centesimi. Broccoletto, che mi sa che è già anche un po' sciupatino. Ecco. 400 grammi, pagato, te lo ricordi? 2,60€, mi sembra, qualcosa così. Poi, minestrone solito, questa volta non si è sbagliato. L'ho guardato. Questo qui costa 1,70€. Poi il miele per me, mille fiori della COP, 4€ qualcosa. I guanti, perché quelli mi immagino non uso. Quelli al lattice non ci sono. Non ci sono più. Vabbè, si usa questo. 1,25€ vengono. Ok. Poi noce moscata della cannamela. Quanto l'hai pagata? 1,71€. Ok. Questa qui mi serve sempre per fare una ricettina. Vada che arancio l'ho presa. Delle bruttissime arance pagate 2,20€, sono 3. Povero amore, già tanto si è trovato tutta sta roba. Preso i limoni, sono 4? 4 limoni, 2,18€. Anche questi in casa non devono mai mancare.
la birra Moretti al limone, 2,26 euro. Vino bianco. Un vino bianco, questo qui coop da usare in cucina, 1,25 euro. Poi tonno mare blu all'olio di oliva, sono 4 lattine. Sì, veniva 2,99 euro, era quello che costava meno. Non era un'offerta. Sì, era un'offerta. Poi il brodo star di carne mista da fare con tordellini. Poi tovaglioli, quelli che erano in promozione non c'erano. Vabbè, tovagliolini casa Coop 45 pezzi. Poi, montagne di cose. In sconto c'era la Regina. La Regina, carta igienica, 4 rotoloni. 2,90 euro, qualcosa così. Sì, l'avevo visto sul volantino che c'era questo. Oh, giusto! Poi 1,45 euro. Sì, l'asciugatutto. 2 rotoloni. Quindi questa è tutta la nostra mega spesa fatta alla Coop. Questa volta è andata meglio, dai. Trovate più cose. Sì, c'era un po' più rosi. Queste cose, poi ci sono quelle cose lì, poi c'è l'acqua, insomma. 120 orini così, partiti, eh? Ta-ta. Ma non si mangia? Poi c'è un mucchio di carne. Ok, va bene, se questo video vi è piaciuto lasciate like ed iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao! E ora si igienizza tutto.